si è svolta il 28 maggio a Firenze, nell'auditorium del complesso di Santa Pollonia, la quarta conferenza dei servizi, gli istituti tecnici superiori per lo sviluppo del paese, promossa dal MIUR e organizzata dall'INDIRE, in collaborazione con la Commissione Nona della Conferenza delle Regioni. Un'utile conferenza di servizi sugli ITS oggi a Firenze per valutare e monitorare i risultati dei primi anni di sperimentazione. Si dimostra uno strumento utile da alleggerire burocraticamente e da migliorare negli anni a venire, ma senz'altro un modo di intervenire nel delicato anello che congiunge il mondo della formazione e il mondo del lavoro, che ha dato importanti risultati, e grazie al Ministero e a INDIRE oggi abbiamo potuto monitorare questi risultati e renderci conto del frutto del lavoro che abbiamo fatto. Gli istituti tecnici superiori ITS sono scuole ad alta specializzazione tecnologica che formano tecnici superiori nelle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese e che rispondono a precise esigenze del mondo produttivo italiano. Offrono infatti una formazione tagliata sulle esigenze del mercato del lavoro, tanto che quasi l'80% degli studenti è assunto entro un anno dalla fine del percorso formativo. Una giornata importante, siamo alla presentazione del secondo monitoraggio sull'ITS, uno strumento che permetterà una migliore programmazione delle attività, dei corsi, degli interventi sia per il Ministero che per le Regioni, e una anche assegnazione dei fondi pubblici che sia la più adeguata proprio ai risultati in termini soprattutto di occupabilità di questi percorsi. In Italia al momento le fondazioni ITS sono 75, con 349 percorsi attivati e 7.838 studenti ammessi, di cui il 25% donne. Il numero più alto di fondazioni ITS è presente in Lombardia, seguita dal Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, e i soggetti partner sono 1.335. Quella di ITS è un'esperienza recente, relativamente recente, ormai abbiamo un'esperienza di maturata nell'arco di qualche anno, e c'è una convinzione sempre più radicata che questo strumento sia fondamentale in quanto offre ai ragazzi un percorso di istruzione terziaria, di formazione terziaria, tecnico-specialistica, quindi non prima previsto in Italia, quindi si offre un'opportunità formativa in più ai ragazzi e dall'altro un'opportunità per i territori. Gli ITS mettono insieme l'istruzione, la formazione e il lavoro, mettono insieme le scuole e le imprese per realizzare i percorsi che servono a formare anche quelle competenze richieste da un sistema produttivo che necessita quanto più di intelligenze per poter competere su mercati mondiali, come sappiamo tutti, sempre più complessi, sofisticati e dinamici. Dunque l'ITS realizza questa integrazione tra la scuola e il mondo del lavoro a servizio dei ragazzi, a servizio dei territori, a servizio delle imprese. Percorsi che sappiamo oggi possono funzionare anche grazie agli indicatori, anche grazie al monitoraggio. Il risultato di questo monitoraggio presentato oggi a questa conferenza dei servizi indica che gli ITS stanno decollando e che sono una realtà radicata che funziona. Questi indicatori serviranno poi in futuro affinché appunto gli ITS possano continuare a crescere non solo come volumi ma soprattutto come qualità, quindi per dare una risposta sempre più qualificata ai ragazzi, per dare una risposta sempre più qualificata ai territori e alle imprese. Durante la conferenza sono stati presentati gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei percorsi ITS, portati a termine nel corso del triennio 2010-2013. Quest'anno, per la prima volta, il 10% dei contributi statali destinati agli ITS viene assegnato grazie a un criterio di premialità basato su vari indicatori, fra cui la qualità della didattica e degli stage, il numero di diplomati e il tasso di occupabilità a 12 mesi. Su 63 percorsi valutati, 42 riceveranno quest'anno il contributo che servirà per rafforzare i corsi attivati. Una giornata importante quella di oggi. Oggi sono stati presentati gli esiti del secondo monitoraggio nazionale degli istituti tecnici superiori.
un monitoraggio nazionale che è stato reso possibile attraverso la banca dati nazionale, che INDIRE ha in carico dal 2010. Una banca dati che difatti è un totem di riferimento per l'istruzione terziaria non accademica. Ma cosa emerge da questi dati? Cosa è emerso in particolare da questo monitoraggio nazionale? Emerge che i dati sull'occupabilità sono molto confortanti, molto alti, siamo oltre l'80%, ma anche i dati sulla qualità della formazione sono altrettanto confortanti. Parliamo di e vediamo di un tasso di tirocinio molto alto, oltre il 48%, quindi, come dire, quasi un sistema duale all'italiana. Certo, ci sono altri aspetti da andare a indagare e questo l'Istituto lo farà attraverso le sue azioni di ricerca, renderà possibile forse che questo fenomeno, che ancora sembra essere di nicchia, possa diventare un sistema nazionale di istruzione terziaria non accademica, al pari dei dati che dall'Europa ci provengono. Il 40% degli ITS appartiene all'area tecnologica Nuove Tecnologie per il Made in Italy. 12 appartengono all'ambito del sistema agroalimentare, 11 del sistema della meccanica. Seguono gli ITS dell'area tecnologica mobilità sostenibile, efficienza energetica, tecnologie innovative per beni e le attività culturali, turismo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nuove tecnologie della vita. Sono 16 le fondazioni ITS presenti in Lombardia, regione con il numero più alto di ITS. Seguita dal Lazio e da Emilia-Romagna, ciascuna con 7 ITS, e dal Veneto con 6 istituti.